Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi quello che ho acquistato da Maison du Monde. Finalmente è aperto Maison du Monde a Brescia, era veramente da un sacco di tempo che aspettavo questo momento. Maison du Monde è uno dei miei negozi preferiti per quanto riguarda l'arredamento, ma praticamente ci andavo una volta all'anno proprio perché qua a Brescia non c'era nessun punto vendita e finalmente è aperto anche qui. Se vi può interessare, si trova nel nuovo centro commerciale che è aperto da circa un mesetto, Elnos, a Roncadelle, praticamente attaccato all'IKEA, quindi se siete della zona e vi può interessare lo trovate adesso nel nuovo centro commerciale. E parto a mostrarvi quello che ho acquistato. Non ho preso tantissime cose, però qualcosina sì, quindi ci tenevo a mostrarvele in un video. Parto dall'acquisto principale, che sono state delle tende per la mia stanza. Se mi seguite su Snapchat un paio di settimane fa, forse anche di più, un paio di settimane fa, vi ho chiesto consiglio perché appunto volevo cambiare le tende della mia camera, però non sapevo che colore scegliere. Alla fine sono ricaduta sul bianco, classiche bianche. Prima le avevo grigie, però si sono macchiate per colpa del sole. Ho provato a rilavarle più e più volte, però la macchia è rimasta e quindi ho pensato di cambiarle anche per dare un colore diverso alla stanza, perché grigie mi avevano stufato. Ero indecisa tra bianche e nere, poi ho pensato appunto di nuovo anche al grigio, però ho detto grigio le avevo già prima e quindi alla fine appunto sono ricaduta su quelle bianche. Una l'ho aperta, in realtà è già aperta perché ho preso quella dell'esposizione perché erano le ultime due, ed è fatta in questo modo. Come potete vedere è abbastanza trasparente e la cosa che mi è piaciuta molto di questa tenda è la lavorazione. Tutti questi rombi li trovo veramente molto eleganti, molto carini, e quindi non vedo l'ora adesso di vederle appese, sono veramente molto molto curiosa. Poi, andando avanti, per la cucina ho acquistato queste quattro tovagliette per tutta la famiglia e ho scelto questa fantasia geometrica con tutti questi colori pastello, dal rosa all'azzurrino, il grigio. La trovo veramente bellissima come fantasia. Queste costavano 1,39 € l'uno, le trovo veramente molto utili, molto comode al posto della classica tovaglia, appunto ne ho prese quattro. Ho preso poi tre piattini, uno in realtà è di H&M. Allora, ho scelto questo, sempre forma geometrica, queste forme mi piacciono molto. Questo l'ho pagato 2,99 € e questi piattini li utilizzo molto in camera o come svuotatasca oppure anche semplicemente come oggetto decorativo nella stanza. Sapete che mi piace cambiare gli oggetti decorativi e quindi ogni tanto faccio questi acquisti carini. Quindi questo 2,99 €. E poi ho preso questo, leggermente più grande, sempre della stessa collezione, questo l'ho pagato 3,99 € ed è invece un classico piattino rotondo un po' più grande e forse, però non sono sicura, c'è anche la versione più grande ancora, però non voglio dire una cavolata, non sono sicura. Mentre invece da H&M ho trovato questo che trovo veramente molto carino con la scritta Me You, il cuoricino e il bordino dorato. Questo è leggermente più grande di questo di Maison du Monde, appena appena più grande, questo costava un po' di più, 5,99 €, e anche questo lo trovo veramente molto carino. Questi colori bianco, oro, oro rosa mi piacciono molto, ormai lo sapete. Poi ovviamente ho preso dei copri cuscini. Allora, parto prima da questi, che in realtà non sono dei copri cuscini, ecco perché vi mostro prima questi. Questi sono degli strofinacci da utilizzare in cucina che ho trovato veramente carinissimi. Mi è piaciuta moltissimo questa fantasia e poi capirete perché, perché ho preso altre cose con questa fantasia. Sono appunto due strofinacci che però ho deciso di acquistare per portare in futuro nella casa nuova, quando vado a vivere, andrò a vivere con Ste. E mi capita ogni tanto, quando trovo qualcosa di carino che mi piace, di acquistarli, poi li metto in uno scatolone e li conservo appunto per la futura casa. Tutto rosa, c'è un po' di riflesso, comunque tutto rosa con questi disegni geometrici in oro metallizzato, oro rosa metallizzato. Lo trovo veramente carinissima questa fantasia. E poi l'altro, sempre abbinato, è identico ma su sfondo tortora, così. E questi trovo che siano molto carini appesi in cucina come da decorazione, perché sono talmente belli che è un peccato utilizzarli. Passo poi ai copricuscini. Ho acquistato questo che mi piace un sacco, ma in realtà mi piacciono tutte le fantasie che ho acquistato. Questo dietro è bianco, davanti invece tutti questi disegni geometrici e con questi colori che trovo perfetti, in perfetto mood autunnale. C'è dell'oro rosa, c'è il color cipria, c'è questo beigeolino, il bianco, il tortora. Sono tutti colori super autunnali. Questo l'ho pagato, i copricuscini costano un pochettino da Maison du Monde. Sono fatti bene ma costano un po'. Questo l'ho pagato 12,99 € ed è misura 40x40. Invece per i cuscini stretti e lunghi, come ad esempio questo azzurro aiuto cado, questo azzurro di Primark, ho acquistato questo copricuscino in velluto. Dietro è tutto bianco, davanti ha questi triangolini fantastici. Qua c'è dell'oro rosa,
il dorato, l'azzurrino, insomma colori anche questi veramente molto molto belli, colori pastello. Questo l'ho pagato 14,99 euro anche questo. Poi ho acquistato questi due che sono praticamente identici agli strofinacci che vi ho fatto vedere prima. Questi due li ho presi uguali perché pensavo di metterli laterali e in mezzo inserire questa fantasia. Questi appunto li ho fatti vedere prima, sono tutti rosa con queste decorazioni in oro rosa metallizzato. Come ultima cosa ho acquistato altri due copricuscini invece da H&M, questi sono più grandi, sono misura 50x50. Ho preso questo tutto bianco, non so se si vede, ho paura di no, vedo il riflesso, comunque magari faccio un'immagine più da vicino, ve li mostro più da vicino. Questo tutto bianco con queste stelline, con queste decorazioni argentate. Questo l'ho pagato 7,99 e poi ho preso la stessa versione ma in nero, fatta in questo modo sempre con le stelline argentate metallizzate e dietro tutto nero. E ho fatto un po' di scorta, sì, per quanto riguarda i copricuscini, direi di sì. Se mi seguite da un po' di tempo ormai sapete che mi piace cambiare ogni tanto i cuscini sul letto ed è una cosa che piace fare anche mia sorella, quindi andiamo ad alternarli. Poi, l'ultima cosa che vi voglio mostrare per quanto riguarda l'arredamento della casa, per quanto riguarda la casa, sono due candele. E sono queste due candele della Jewel Candle. Ho scelto questa al profumo di caramello, l'ho già provata ed è buonissima. Ancora devo togliere il gioiello. Sapete che in queste candele, nelle Jewel Candle, c'è sempre all'interno un gioiello che parte dai 10 ai 250 euro di valore. In questa verde c'è la possibilità di trovare un braccialetto, mentre invece in questa c'è la possibilità di trovare un pendente. Questa profuma di fonduta di marshmallow, non l'ho ancora provata ma soltanto ad usarla da spenta, è veramente anche questa molto molto buona. Tra l'altro ho un codice sconto per voi, se volete provare una di queste candele, una di queste fragranze, con il codice Giada Fra avete il 15% di sconto fino a fine dicembre, comunque vi lascio scritto qua sotto tutto nell'info box. Inoltre un'altra cosa fantastica, se volete provare a vincere una Jewel Candle vi basterà partecipare al giveaway che è in corso nella mia pagina Instagram, trovate i riferimenti di tutti i miei social qua sotto nell'info box. E niente, spero di avervi tenuto compagnia, io vi mando un grosso bacione e noi come sempre ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!